Alleluia, alleluia, finalmente, finalmente. Perugia 1, Sud Tirol 0, Salvatore Monaco al primo tempo la sblocca e la partita finisce con una vittoria di misura. Alleluia. Ah. Vittoria dove finalmente rivediamo la luce. Finalmente rivediamo la luce. Dopo il buio di Gubbio. Ah, finalmente ragazzi si arriva alla vittoria. E che vittoria con grinta, cattiveria, tigna, orgoglio. E soprattutto senso di appartenenza. Però, a me mancano due espulsioni e almeno un calcio di rigore. Almeno due espulsioni e un calcio di rigore. Quello su Elia, vabbè, ci poteva anche non stare, anche se il contatto c'era. Dovevi ammonire anche il giocatore, ma il secondo con la gamba alzata è un intervento veramente al limite, ma va bene così, va bene lo stesso così. Era importante vincere per dare almeno una speranza, se ancora c'è, per essere aggrappati lì. E noi lo abbiamo fatto. Questa è la vittoria di carattere dei ragazzi e soprattutto del mister Caserta. Grandi tutti. Anche se per me, per quello che ha dato in campo oggi, Kuan ragazzi e Sonas appena entrato ragazzi, se ne andate i mediali falli. Ha cercato il tutto per far respirare la squadra. Vittoria comunque del collettivo, di un collettivo che ancora c'è, siamo vivi e soprattutto oggi abbiamo dimostrato che se noi vogliamo, porca di quella puttana, potevamo arrivare lontano, perché se giochi sempre con questa cattiveria, se giochi con questa voglia di vincere, non ce n'era per nessuno. Né a Gubbio, né a Cesena, né a Padova e né da nessuna parte. Perché adesso ci siamo vinto così in maniera molto bella e le altre no, non lo so, non lo so. So solo che oggi finalmente si rivede la luce negli occhi di un tifoso del Perugia e di Perugia in generale. Io godo come un riccio. Io godo come un riccio e finalmente ragazzi tutta la squadra chiunque esso sia stato ha giocato bene da Elia che mi è piaciuto moltissimo ancora con le sue grandissime giocate le sue magie che ancora riesce a far tenere appunto i tifosi del Sud Tirol andando in bambola perché sto Sud Tirol ragazzi è la squadra dei vichinghi. Questa è la seconda sconfitta che fanno, una col Padova 2-0 e oggi pure con noi, te l'abbiamo messa in culo, te! E adesso? Adesso arriva il momento che voglio, adesso arrivano i momenti che voglio, adesso lì, eh? Lì, eh? Aggrappati come coso, come cozze, così tocca stare aggrappati come le cozze. E a sperare che quell'altro lì, Erpaluani lì, Padovani lì, Lovetti, fanno qualche passo falso, perché spero che lo fanno, perché se lo fanno, mamma mia, non oso immaginare che cosa succede. Ah, regà, spero bene, dai, continuiamo su sto passo e adesso... Non se fermamo, non se fermamo!